Finalmente in Italia Vito Roberto Palazzolo, manager mafioso di Terrasini, rischia il 41 bis, ma sembra che possa iniziare una collaborazione sulle grandi verità nascoste degli ultimi mafiosi siciliani. Il centro commerciale di Cinisi sarebbe illegittimo secondo i grillini dell'ARS. L'invito dei deputati al Consiglio Comunale di rivedere le decisioni già prese. Acque agitate in Commissione Bilancio a Partinico, la minoranza boccia due emendamenti, intanto arrivano finanziamenti per anziani e bambini. Da dolce tipicamente milanese il panettone oggi è anche siciliano, preparato da 5 maestri pasticceri, tra cui Santi Palazzolo di Cinisi. Buonasera, bentrovati a Studio TV7, oggi è il 20 dicembre 2013, dunque siamo in prossimità del Natale, e il Natale lo trascorrerà nella terra dove è nato, quindi in Italia, e Vito Roberto Palazzolo, che dopo anni di processi adesso è finalmente arrivato in Italia, è sbarcato a Malpensa e rischia, malgrado la condanna sia soltanto a 9 anni di reclusione, rischia il 41 bis perché la procura ipotizza che lui sia stato il cassiere degli ultimi grandi boss. Però Vito Roberto Palazzolo sembra intenzionato a collaborare, adesso non so in quali termini, ma comunque ha avuto già un approccio con qualche magistrato. Il manager siciliano originario di Terrasini è arrivato all'aeroporto di Malpensa alle 6.46 con un volo della TAI proveniente da Bangkok. Insieme a lui funzionari dell'Interpol che dal marzo 2012 hanno seguito in Thailandia la complessa pratica per l'estradizione in Italia. All'arrivo a Malpensa, Vito Roberto Palazzolo è stato preso in consegna dai capi della sezione catturandi della squadra mobile e dal nucleo investigativo dei carabinieri di Palermo che lo hanno accompagnato nel carcere di Opera. Dalla metà degli anni Ottanta Vito Roberto Palazzolo si era trasferito in Sudafrica, Città del Capo, era protetto da amicizie altolocate nel mondo della politica e dai servizi di sicurezza. Di tanto in tanto telefonava in Italia cercando contatti istituzionali per risolvere le sue questioni giudiziarie, ma le sue telefonate erano intercettate. Così si scoprì che nel 2010 aveva organizzato addirittura l'incontro ufficiale tra una delegazione di imprenditori italiani ed alcuni esponenti del governo dell'Angola. Nel febbraio del 2012 Palazzolo partì per un viaggio di affari in Thailandia, ma l'Interpol lo ha intercettato ed ha messo i carabinieri sulle sue tracce. Gli uomini dell'arma lo hanno bloccato all'aeroporto di Bangkok, ponendo fine alla sua latitanza dorata. In Italia deve scontare una condanna a 9 anni per associazione mafiosa, ma di fatto rischia anche il 41 bis perché è ritenuto dalla Procura di Palermo uno dei depositari dei segreti di Cosa Nostra, sui grandi patrimoni mai sequestrati e sulle relazioni dei boss con uomini delle istituzioni. Sembra però che il mafioso di Terrasini abbia manifestato l'intenzione di collaborare nelle indagini, tanto che ha già incontrato il giudice Gaetano Paci. Una sua eventuale collaborazione potrebbe far cambiare il suo quadro processuale e fornire indicazioni utili sugli affari degli ultimi grandi mafiosi siciliani, di cui Vito Roberto Palazzolo sembra fosse il cassiere. Sono state una serie di arresti, uno effettuato dalla Polizia di Stato appartenente alla sezione antirapina della squadra mobile di Palermo insieme a quella di Trapani. Hanno arrestato Federico Torretta, 32 anni, pregiudicato palermitano e responsabile del reato di rapina aggravata in danno della filiale del Monte dei Paschi di Siena, la filiale di Erice. La rapina al Monte dei Paschi di Siena di Erice, contestata al Torretta, risale allo scorso 7 ottobre. In quella circostanza, a breve distanza di tempo ed in pieno giorno, due malviventi a volto scoperto fecero ingresso nei locali bancari. Con sfrontatezza e risolutezza, uno dei due si rivolse ad un impiegato minacciandolo di consegnare il denaro della cassa. Il tentennamento dell'impiegato suscitò le ire del rapinatore che quasi istintivamente lo prese per il bavero della giacca e lo trascinò nei pressi della cassa che venne letteralmente svuotata del suo contenuto, oltre 30.000 euro riversati in una borsa a tracolla. Quasi contestualmente un complice del rapinatore, anch'esso entrato in banca, tenne sotto scacco il direttore della filiale, raggiunto in stanza e guardato a vista durante le fasi della rapina, cosicché non facesse scattare l'allarme. I due malviventi fuggirono dall'istituto di credito dopo aver rinchiuso direttore e dipendenti in una stanza. L'aver agito a volto scoperto, seppure in trasferta, non ha preservato Federico Torretta, noto pregiudicato palermitano, dal riconoscimento effettuato dai poliziotti della mobile di Palermo,
che lo hanno facilmente individuato grazie alle immagini della rapina girate dal sistema di telecamere interne. L'uomo, peraltro riconosciuto anche dalle vittime, è stato arrestato e sono in corso le indagini per individuare il complice che i poliziotti ritengono di poter identificare in breve tempo. Altri due arresti effettuati dai poliziotti a Palermo. In entrambi i casi si evidenzia come adesso la microcriminalità si sta diffondendo sempre di più, probabilmente anche causa a questo problema di crisi. Non è assolutamente giustificata, ma è chiaro che è opportuno intensificare i controlli. Arrestato ieri sera Daniele D'Angelo, 35enne palermitano, scoperto dai poliziotti mentre era intento con una grossa cesoia a forzare la vetrina di un negozio di abbigliamento per bambini in via Libertà. Non è riuscito a nascondersi dagli occhi di un esemplare cittadino che, accortosi dell'impresa del malfattore, non ha esitato a contattare il 113 informando i poliziotti del furto in atto. Gli agenti del commissariato in servizio di volante si sono così precipitati nel quartiere dello shopping palermitano, sorprendendo il 35enne ancora alle prese con la sua cesoia, che con tenacia ma con poca sveltezza cercava di scassinare la vetrina del negozio. Una volta smascherato dai poliziotti, l'uomo ha cercato invano di fuggire, e non lasciandosi fermare neanche dalla recinzione del negozio attiguo che maldestramente ha assaltato. Cadendo però a terra, gli agenti lo hanno inseguito e lo hanno bloccato conducendolo negli uffici di polizia. Un altro arresto dei poliziotti lo hanno effettuato ai danni di Antonio Scarantino, 37enne pregiudicato, responsabile del reato di rapina aggravata a danni di un'anziana cittadina palermitana. Lo scorso 11 ottobre, in orario di punta, una 76enne palermitana concludeva il suo lungo giro di commissioni con il ritorno presso il suo domicilio in zona Policlinico. Una delle tappe della donna era stata l'ufficio postale di via Gaspare Palermo, dove aveva prelevato 350 euro. Scrutarne i movimenti e seguirla fin dentro l'androne di casa c'era Scarantino, soggetto noto alle forze dell'ordine per i suoi numerosi precedenti penali. Scarantino, giunto nei pressi dell'androne dove la donna sarebbe entrata, l'ha anticipata facendo a sua volta ingresso nell'edificio, ha prenotato l'ascensore e finto disinteresse, dovendo temporeggiare ulteriormente a causa dell'indugiare della donna nei pressi della cassetta delle lettere. Davanti all'ascensore, però, quando la donna ha aperto la porta per farne ingresso, Scarantino è entrato in azione strappando con violenza la borsa alla vittima e fuggendo a passo svelto. Il malvivente è stato facilmente individuato dai poliziotti attraverso la visione delle immagini registrate dalle telecamere. Adesso spostiamoci in territorio di Cinisi perché è prevista la realizzazione di un grande centro commerciale, ma secondo il Movimento 5 Stelle questo centro commerciale parte da un'azione illegittima, quella della destinazione d'uso in contrada Bosco Tagliato. Il deputato Grillino Siracusa chiede al Consiglio Comunale di Cinisi di abrogare la variante urbanistica. Seguiamo. Secondo i Grillini sarebbe illegittima la realizzazione del centro commerciale annunciato a Cinisi in contrada Bosco Tagliato, sia dal punto di vista urbanistico ambientale che nella scelta progettuale. Di conseguenza il Movimento 5 Stelle all'Arsa interroga il Presidente della Regione e l'Assessore Territorio Ambiente chiedendo che si effettuino opportune verifiche sulle rilevanti incongruenze emerse. Infatti la zona indicata dalla società Cantagallo Immobiliare che realizzerà il centro commerciale dal piano regolatore non era destinata a zona per attività produttive, bensì a zona di verde agricolo. La variante urbanistica fu approvata nel 2011 dallo stesso Consiglio Comunale di Cinisi, una variante che risulterebbe però irregolare, con essa tutti gli atti conseguenziali. Inoltre non fu mai investito per competenza l'assessorato regionale per le attività produttive, né fu mai pubblicato il verbale di gara sulla Gazzetta Ufficiale, obbligatorio ai sensi della legge. Tra l'altro, ha sottolineato il deputato Salvatore Siracusa, primo firmatario dell'interrogazione parlamentare, non si è tenuto conto nemmeno del fatto che l'area interessata dal progetto fosse attraversata da due grandi infrastrutture di valenza regionale, l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo e la ferrovia Palermo-Trapani, o che fosse addirittura sprovvista di urbanizzazione primarie. Il deputato all'Arsa del Movimento 5 Stelle fanno notare al Consiglio Comunale di Cinisi e alla società proponente che nel piano regolatore generale vigente, già approvato dall'assessorato territorio e ambiente, esiste una zona destinata per attività produttive sufficientemente estesa per ubicare il centro commerciale ed è individuata in contrada San Giovanni nella zona limitrofa dove è stata approvata la variante urbanistica. Ma stranamente quella zona non è mai stata presa in considerazione.
Intanto questa mattina il Consiglio Comunale di Cini sembra abbia deciso di continuare nell'intento di far costruire il centro commerciale. E noi abbiamo contattato il Presidente del Consiglio, Nino Vitale, lo stiamo contattando telefonicamente perché doveva raggiungerci. Intanto andiamo avanti con il telegiornale e poi ascolteremo il parere del Presidente del Consiglio Comunale di Cinisi. E spostiamoci invece al Consiglio Comunale di Partinico, dove ieri c'è stata una mattinata alquanto agitata in Commissione Bilancio in vista dell'approvazione di qualche emendamento che la minoranza ha bocciato. Ieri si dovevano votare gli emendamenti al bilancio che deve andare in consiglio per l'approvazione. Si è riunita la commissione in cui erano presenti quattro consiglieri di minoranza sui cinque che ne conta e tre della maggioranza sui sei. È nata una discussione animata su due emendamenti proposti dalla maggioranza, uno sulle alienazioni dei beni comunali, l'altro sulle collaborazioni esterne. I beni che l'amministrazione vorrebbe inserire in bilancio per la vendita sono l'aria, che anticamente era destinata alla piscina comunale, in via Mulini, ormai da tempo una discarica a cielo aperto, e la vecchia struttura in via della Regione Siciliana, dove doveva essere realizzata un'autostazione per gli autobus, ma non è stata mai utilizzata ed è rimasto solo uno scheletro di costruzione. L'altro emendamento riguarda le collaborazioni esterne, sulle quali la minoranza è contraria, considerato l'alto numero di impiegati già presenti nell'organico comunale. La discussione in commissione ha portato alla bocciatura dei due emendamenti, sui quali comunque l'amministrazione può rimediare in consiglio comunale, ma in commissione è stata evidenziata la compattezza dell'opposizione e la fragilità della maggioranza. Questo ha comportato un'animata discussione in sede di commissione e probabilmente comporterà una reazione del sindaco nei confronti dei suoi consiglieri che sono stati oscurati dai colleghi di minoranza. La discussione animata sui due emendamenti di certo continuerà in consiglio comunale. Dunque, vedremo un po' cosa finirà con questi due emendamenti che a Partinico la minoranza ha bocciato a sorpresa, perché quando non ci sono i numeri non possono bocciarli. Invece in questo caso in commissione erano in più quelli della minoranza e quindi si è creata un po' questa polemica. Torniamo a Cinisi perché abbiamo al telefono il presidente del Consiglio Comunale di Cinisi, Nino Vitale. Presidente? Sì, ciao Federico, Ciao Nino. E allora, buonasera. avrei seguito il servizio, insomma, i grillini vi dicono di rivedere questa de decisione perché se cioè, non avete scelto il terreno attiguo a quello che invece è stato destinato e avete dovuto fare la variante al piano regolatore. Guardi, per quanto riguarda questi attacchi, queste interrogazioni, le spingo ammettente, in quanto i grillini, a mio avviso, non sanno neanche di cosa stanno parlando, in quanto noi, in Consiglio Comunale, circa 2 anni fa, io, nonostante sia di opposizione, assieme al mio gruppo, abbiamo votato una presa d'atto per la modifica del piano regolatore, presa d'atto in quanto l'assessorato del territorio ambiente già si era pronunziato per quella zona. Oggi, finalmente, dopo 2 anni, dopo un iter lunghissimo, abbiamo avuto l'ultimo parere della assessorato alla cooperazione. I grillini vogliono il degrado economico, strutturale, turistico dei paesi, in quanto una struttura commerciale come questa, a prescindere che può garantire tanti posti di lavoro, potrebbe risollevare le casse di un comune come Cinisi. Scusa Presidente, scusami, ma allora non è vero che l'assessorato territorio ambiente non è stato informato e non L'assessorato avete pubblicato? territorialmente ha dato il parere, può dire ai grillini. I grillini sono quelli anche, le posso dire questo, che stamattina c'è stata la risposta, che hanno fatto presentare tramite loro deputati nazionali un'interrogazione per la chiusura del sito Solarium My Club. Hanno avuto la risposta dell'assessorato del Ministero all'Ambiente, settima commissione, respingendo questa interrogazione in quanto il locale è compatibile. Noi siamo del 2013 e dobbiamo cercare di progredire assieme agli altri paesi d'Italia e del mondo, perché siamo paesi turistici, siamo paesi che abbiamo bisogno di queste strutture per andare avanti, perché da oggi da soli, se non interviene il privato, possiamo andare a chiudere i battenti. Quindi Presidente, sostieni che comunque non c'è nulla di illegittimo, Non quindi i c'è lavori nulla di illecito, andranno avanti. stiamo attenti perché iniziamo a parere. Certo, ma una curiosità, si è parlato di Ikea a Palermo, è questo il centro commerciale, non potete dirlo? Allora, guardi, per quanto allora, noi oggi hanno approvato l'assessorato con la cooperazione, ha dato l'ultimo parere per la possibilità di fare questo grosso progetto, questo centro commerciale. Sì. Per quanto riguarda poi le attività commerciali che dovrebbero subentrare all'interno del centro commerciale, sono dei rapporti che sta avendo la Cantagallo SRL direttamente con
non sono notizie che posso dare. Quindi voi avete dato, voi state dando, diciamo, autorizzazione alla costruzione della struttura, poi sì, la locazione commerciale esattamente, non vi esattamente riguarda. Sono accordi loro interni che faranno per quanto riguarda la struttura alimentare, per quanto riguarda la struttura che potrebbe essere anche l'IKEA, è questo. Ma che tempi ci sono per la realizzazione, considerato che per lei... I tempi ora ci si andrà all'approvazione del progetto e poi si dovrà cominciare, diciamo, a dire la ditta, a fare il lavoro. Io penso che almeno un anno passa. Sa, Presidente, non mi preoccupa, però di solito quando ci sono elezioni comunali in vista e grandi centri commerciali in costruzione, poi diventano sempre motivo di campagna elettorale, di clientelismo. Ma la campagna elettorale non la può fare nessuno, signor Federico, è meglio che le persone sappiano le cose come stanno. Nessuno può fare la campagna elettorale, in quanto il centro commerciale non sarà mai aperto prima di maggio, sarà il prossimo sindaco al massimo a poter gestire questa creazione di centro commerciale, ma poi tutto sta anche alle attività commerciali che sono all'interno. In qualità di Presidente del Consiglio, dico, si sente di dire ai suoi concittadini che se qualcuno arriva a chiedere voti promettendo posti all'interno di questo centro commerciale... Oggi come oggi non si possono prendere i cittadini, non si possono prendere in giro e fare arrampicare gli specchi. Io dico soltanto benvenga un centro commerciale, ci sarà la possibilità che qualche cittadino entrerà a lavorare là dentro, si creerà un indotto, in quanto abbiamo l'aeroporto vicino, ma l'unica, a mio avviso, può soltanto creare una forma di sviluppo economico, strutturale e turistico, in quanto il centro commerciale porta soltanto i soldi delle casse comunali per quanto riguarda l'IVA, per quanto riguarda oneri di costruzione, oneri di urbanizzazione, ma non facciamoci prendere in giro, signori miei. Chiaro. Grazie Nino Vitale, grazie per la collaborazione. Prego, ciao Federico. Arrivederci. Dunque abbiamo sentito molto chiaro, insomma non c'è nessuna azione illegittima, i lavori andranno avanti, quindi dal Comune di Cinisi il Consiglio non è minimamente preoccupato di questa interrogazione presentata dai grillini dell'Arse. Allora andiamo a Partinico, dove la Giunta ha approvato i progetti per i PAC, che sono i piani di azione e coesione, previsti 270.000 euro per gli asili nido comunali di Partinico, 70.000 euro per la creazione in città di un punto unico di assistenza e 519.000 euro per il servizio distrettuale di assistenza domiciliare agli anziani non serviti dall'ASP. La Giunta Comunale di Partinico ha approvato i progetti per i piani di azione e coesione, già esitati nei giorni scorsi dal Comitato dei Sindaci del Distretto Sociosanitario 41, che vede Partinico come comune capofila. I 9 comuni del distretto avranno a disposizione complessivamente 1.220.000 euro di fondi destinati a servizi per anziani e minori. Queste risorse serviranno per l'assistenza domiciliare agli anziani non seguiti dall'ASP e per l'ampliamento e il consolidamento dei servizi destinati agli asili nido comunali. Per il Comune di Partinico, nel dettaglio, sono previsti 226.000 euro per il prolungamento della fascia oraria nei 2 asili nido comunali e 43.000 euro per l'acquisto di mobili e arredi destinati alla struttura per l'infanzia gestita dal Comune. Per l'assistenza agli anziani non seguiti dall'ASPE, la somma a disposizione per tutto il distretto ammonterebbero a 519.000 euro. 71.000 euro invece saranno destinati alla creazione a Partinico di uno sportello speciale dedicato ai servizi di assistenza, il PUA, punto unico di assistenza. Servirà a migliorare gli standard dell'assistenza a minori ed anziani in tutto il distretto e per ampliare la gamma di servizi da rivolgere ai bambini della città. Per gli asili nido comunali saranno pure acquistate nuove attrezzature. Una notizia triste, perché si è spento nella sua abitazione di Palermo Monsignor Vincenzo Noto, direttore dal 2002 della Caritas diocesana di Monreale e giornalista professionista molto attivo sulla stampa, non solo quella cattolica. Del decesso avvenuto ieri ne è dato notizia l'arcivescovo di Monreale Monsignor Michele Pennisi, che celebrerà i funerali domani alle 10 nel Duomo di Monreale. Nato a Bisacquino 69 anni fa, ordinato sacerdote nel 1969, laureato in teologia, scienze politiche e diritto canonico. Vincenzo Noto si è dedicato al giornalismo lavorando per Avvenire, Famiglia Cristiana, Osservatorio Romano, Jesus e Giornale di Sicilia. È stato direttore dell'agenzia Mondo Cattolico di Sicilia e del settimanale cattolico Novica dal 1997 al 2002. È stato vicario generale dell'arcidiocesi di Monreale. Adesso parliamo di Partinico, perché doveva esserci una festa questa mattina per le scuole materne da fare sotto l'albero per ricevere anche gli auguri del Consiglio Comunale, ma un disguido sugli orari
diciamo che ha limitato la felicità anche di Filippo Aiello, che era stato il promotore dell'organizzazione. L'idea era quella di far festa sotto l'albero di Natale con i bambini delle scuole materne e i rappresentanti del Consiglio Comunale, ma in realtà questa mattina si sono ritrovati in pochi in Piazza Duomo con il Presidente del Consiglio. Sembra ci sia stato un disguido con i dirigenti scolastici sull'orario della manifestazione e questo non ha permesso di svolgere la festa come era stata ideata da Filippo Aiello. Gli alunni della scuola Privedera hanno comunque fatto i loro balletti in costume natalizio, seguiti dai genitori e da diversi consiglieri comunali. Noi abbiamo fatto in questi giorni un giro assieme a Eleonora Rappa e a Maria Grazia Motisi per le scuole, invitando tramite direttori didattici, tramite preside, tutti i bambini delle scuole materne. Avevamo avuto questo piacere di farle venire in piazza oggi alle 11:30, per concordato anche con le insegnanti che avevano fatto dei lavoretti, stavano facendo dei lavoretti queste bambine, proprio per mettere un dono all'interno dell'albero e fare capire il contatto con le istituzioni e con le cose pubbliche. L'albero a casa ha una sua realtà, l'albero in piazza ha un altro senso. E poi abbiamo invitato, così come sono presenti, anche la scuola media Archimede, che devono fare dei balletti. Ahimè, quando io sono arrivato stamattina qui alle 11:20, quindi diciamo in anticipo rispetto all'orario concordato, ho trovato qui già delle insegnanti con i bambini che si sono lamentate perché l'appuntamento dice che era alle 10:30 e addirittura altre scuole già ne erano andate via. Questo mi ha lasciato assolutamente perplesso perché, ripeto, comunque, indipendentemente da questo discorso, siccome il nostro intendimento appunto era questo ci fa piacere per i bambini che sono rimasti, per le altre scuole che sono poi venute successivamente, così come concordato, perché ripeto l'appuntamento era alle 11:30, ed è stato veramente un momento grazioso di raccordo con questi bambini. Appunto. Inconvenienti sugli orari possono capitare, credo che invece sia importante l'intendimento, quello di far comunità anche attorno a un simbolo di Natale che quest'anno finalmente è tornato. Perfetto, e questo era il nostro pensiero che volevamo trasmettere. Assieme registro la presenza di tantissime consigliere comunali e questo mi fa immensamente piacere. Addirittura alcuni consiglieri comunali già mi parlano della mensa di San Giuseppe, quindi vanno oltre perché questo impegno che abbiamo preso oggi abbia un seguito, pronto per incominciare a stabilire questo rapporto fra cittadini e istituzioni che purtroppo nel recente passato non c'è stato. Noi come consiglio comunale, come anche amministratori, perché siamo anche degli amministratori oltre che consiglieri comunali, vogliamo invece che ci sia questo rapporto di interscambio fra comune e istituzione e cittadini. L'abbiamo visto anche recentemente nella realizzazione dell'albero. Noi come consigliere comunale abbiamo dato il nostro apporto, l'abbiamo visto anche nell'altra cosa che è stata organizzata al teatrino con i ragazzi, dove noi, piccoli passi però significativi, noi abbiamo dimostrato la nostra presenza e vogliamo continuare a dimostrarla anche nel futuro. Questo paese è dei giovani, questo paese è dei ragazzi, quindi noi dobbiamo cercare di trasmettere a loro quanto più fiducia possibile, convinti e coscienti del momento delicato e particolare che stiamo attraversando. Beh, restiamo a Partinico perché ieri sono ufficialmente iniziate le manifestazioni natalizie malgrado la ristrettezza economica. Con il concerto del quartetto di sassofoni del Conservatorio Scontrino di Trapani si sono aperte ieri sera a Partinico le manifestazioni delle festività natalizie. Un cartellone ricco di appuntamenti nonostante i pochi fondi a disposizione dell'amministrazione comunale per l'organizzazione degli eventi. Molti gli appuntamenti religiosi, ma anche animazione per bambini, spettacoli musicali e di danza. Il programma natalizio è stato ideato insieme alla collaborazione della Proloco e del Centro Naturale Commerciale. È un programma finalizzato a creare un po' di armonia natalizia. E abbiamo la collaborazione anche delle scuole, Tenente La Fata e l'Istituto Comprensivo Archimede Privitera. E infatti oggi vi sarà, ci sarà
sarà l'inaugurazione del presepe vivente presso la cantina borbonica, mentre presso il Palazzo dei Carmelitani ci sarà un piccolo spettacolo natalizio. E abbiamo anche pensato ai bambini, infatti ci saranno degli spettacoli di animazione in piazza. E abbiamo comunque cercato di appunto creare armonia, un po' di festa natalizia nelle strade appunto di Partinico e anche al Borgo Parrini. Infatti tutti i sabati e le domeniche vi saranno dei mercatini natalizi, vi saranno tantissimi concerti musicali, infatti comunque è un programma incentrato appunto sulla cultura, un programma nettamente culturale. Infatti vi sarà parteciperà il Conservatorio di Trapani che appunto per i festeggiamenti del 50° anniversario vi sarà anche un concerto di musica classica. Colgo anche l'occasione per complimentarmi con i giovani della Partinico Che, perché sono ragazzi veramente che hanno tanta voglia di fare, hanno un ottimo spirito veramente di iniziativa. Bene, bene. Complimenti dunque ai giovani della Partinico Che, abbiamo appreso che a Partinico ci sarà un programma ricco culturalmente per il Natale. Passiamo ad Alcamo, perché dopo un lungo iter burocratico si è concretizzato il recupero di aree periferiche e degradate della città. Si tratta dei quartieri Sant'Anna e Sant'Ippolito, che saranno oggetto di interventi radicali per il loro pieno recupero. È stato aggiudicato dall'Urega, l'ufficio appalti della regione, l'appalto per i lavori di riqualificazione urbana finalizzato ai contratti per alloggi a canone sostenibile. A spuntarla fra tutte lati, composta dalle ditte D'Amiga e Maltese, e Promedile di Stefano Giorgi, che ha offerto un ribasso del 42% su un importo a base d'asta di circa 6 milioni di euro. No. E adesso spostiamoci a Castellammare, perché nasce un nuovo gruppo consigliare. Nuovo gruppo in consiglio comunale, si chiama Castellammare Città Libera ed è composto dai consiglieri di maggioranza Giacomo Di Bartolo e il capogruppo Laura Ancona. I due consiglieri si dimettono dai gruppi in cui si sono stati eletti, cioè Lavoro e Sviluppo per Di Bartolo, lista del sindaco Nicolò Coppola e Castellammare Democratica Unita per l'Ancona, costola dell'UDC, che ha come suo esponente in giunta il vice sindaco Gaspare Canzoneri. I due consiglieri, che evidentemente intendono portare avanti la loro politica al di fuori dei gruppi di elezione, affermano però di rimanere in maggioranza. La nascita del gruppo ha l'obiettivo di dare nuovo slancio all'azione di governo del comune, si legge in una nota, allo scopo di fronteggiare con maggiore efficacia ed efficienza le molteplici emergenze che quotidianamente si registrano sul territorio. E se il consigliere Di Bartolo ringrazia la lista civica Lavoro e Sviluppo e dichiara di aver intrapreso tale nuovo percorso al fine di dare nuova spinta politica all'azione amministrativa, il consigliere Ancona non ringrazia ma sottolinea come il nuovo gruppo non nasca nel segno della scissione o contrapposizione, ma al preciso scopo di dare maggiore incisività all'azione amministrativa attraverso un gruppo che meglio rispecchi le ideologie politiche dei propri componenti. La bozza del piano di razionalizzazione della rete ospedaliera verrà rinviata alle ASPE e alle aziende ospedaliere di competenza per la correzione degli eventuali errori. È quanto concordato dal Presidente della Commissione Sanità all'Arse Pippo Di Giacomo e dall'Assessore alla Sanità Lucia Borsellino. La bozza presentava delle incongruenze che dovranno essere corrette, ha sottolineato Pippo Di Giacomo. Il documento presentava troppi elementi inspiegabili che era necessario correggere per evitare di seminare il panico, il riferimento alla chiusura dei posti letto in diversi ospedali. Adesso parliamo nell'ultimo servizio di gusto siciliano, perché sulla scatola ci sono le gesta dei paladini, espressione dello spirito epico della nostra isola, all'interno materie prime di qualità, espressione della migliore tradizione siciliana e frutto di intensi equilibri, di un sapiente lavoro di ricerca durato circa 3 mesi, il panettone siciliano realizzato già l'anno scorso da 5 maestri pasticceri, tra cui Santi Palazzolo di Cinisi, tutti i rappresentanti siciliani dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Il panettone in questi giorni è assolutamente il protagonista delle nostre tavole, anche se è un dolce tipicamente milanese.
Il dolce Made in Sicily è realizzato con materie prime tutte isolane, dai fichi ai cubetti di pasta di mandorle, dai pistacchi al cioccolato. Questo panettone rappresenta la sintesi dei migliori prodotti che la Sicilia possa offrire, ma è anche indicativo di cosa sono capaci i pasticceri siciliani quando uniscono forze e competenze dalla voglia di sperimentare insieme per creare qualcosa di personale, ma rappresentativo dell'identità dolciaria siciliana, alla creazione di un dolce che grazie alle materie prime da oggi può rappresentare anche la Sicilia. L'idea è nata proprio l'anno scorso, di ritorno da un viaggio con i miei colleghi accademici, Salvatore Cappello, Antonino Accardi, Carmelo Champagna e Giovanni Pace. Tutte e cinque siamo dell'Accademia dei Maestri Pasticceri e, tornando da un viaggio proprio da Brescia, in uno dei nostri incontri, abbiamo pensato di unire le nostre capacità e la nostra fantasia per creare un prodotto che rappresentasse in Sicilia l'Accademia dei Maestri Pasticceri e quindi il nostro, diciamo, portare avanti un prodotto di qualità. E siccome eravamo in prossimità delle festività natalizie, abbiamo puntato sul panettone. La caratteristica di questo panettone è che abbiamo utilizzato, pur essendo un prodotto nato in Lombardia, a radici storiche lombarde, abbiamo voluto utilizzare soprattutto le materie prime nostre del luogo, perché abbiamo la fortuna di avere un territorio che ci permette di avere le migliori materie prime. E allora a questo punto abbiamo deciso di utilizzare i fichi secchi infornati e aromatizzati con del marsala. Abbiamo utilizzato le mandorle di Avola, i pistacchi di Bronte, le noci e anche le nocciole dei Nebrodi. È nato fuori un prodotto che è eccezionale. L'unico difetto è che questo prodotto non ha una scadenza molto lunga. L'ha mangiato fresco praticamente? L'ha mangiato freschissimo. Questo prodotto può durare 2-3 settimane, proprio per la fragranza delle materie prime e per la unicità del gusto. Ed è per questo che voi non lo commercializzate, se non nelle vostre pasticcerie? Sì, questo è un altro tassello, nel senso che abbiamo creato proprio un disciplinare per fare in maniera tale che il prodotto acquistato nelle nostre pasticcerie sia uguale in tutto e per tutto. E questo disciplinare, oltre alla parte tecnica e anche all'utilizzo delle materie prime e alla ricetta, prevede l'utilizzo e la vendita soprattutto nelle pasticcerie esclusivamente degli accademici. Anche nel prezzo siamo stati abbastanza, voglio dire così, contenuti. E quindi diciamo un prodotto che ci puntiamo molto. Quindi il consiglio che date è, se qualcuno riceve il regalo, di consumarlo e non aspettare l'occasione buona. Siamo già in prossimità delle feste natalizie e il nostro panettone viene prodotto tutti i giorni nei nostri laboratori e quindi diciamo fino a Capodanno si può mangiare tranquillamente. Con questo è davvero tutto, io vi ringrazio per aver scelto Studio TV7 e rimando l'appuntamento alle prossime edizioni. Arrivederci.